e andare incontro al futuro con la determinazione non soltanto di credere alle nuove idee, quanto di fuggire dalle vecchie. Grazie a tutti per essere qua. Io sono una critica d'arte, una curatrice, ma oggi vi parlerò di un progetto che si chiama Food App e concentra tutta la sua attenzione, la passione e la creatività nel rapporto tra arte e cibo. Ma prima di cominciare a raccontarvi cos'è questa idea, io vorrei fare un gioco con voi. E quindi vi chiedo che relazione vedete tra questa immagine e quest'altra immagine. Sono consapevole che le ho fatte scorrere in modo veloce, quindi ve le pongo una di fianco all'altra, così le potete vedere per bene. Siamo in due contesti completamente diversi, da una parte una gara sportiva, da un'altra parte il buffet. C'è un elemento sulla carta, e non si vede, che però le lega in modo imprescindibile queste due immagini. Si tratta di questa linea rossa, che è una sorta di frontiera, uno stop. Ma la cosa più importante di questa linea è che ci permette di immaginare, di capire quale sarà il frame successivo di entrambe le situazioni, cioè ci sarà uno slancio vitale in entrambi i casi. Adesso a me interessa capire quali sono le qualità per questo slancio, cioè cosa serve per essere vincenti, per essere vittoriosi, per portare a casa l'obiettivo. Ve le mostro con un'altra immagine, che le trovo molto esemplificativa. Per le qualità emerge determinazione, la capacità di sfidare i propri limiti è importantissima, coraggio, una certa dose di tenacia è fondamentale per affrontare determinate situazioni, molta consapevolezza del sé, costanza e coordinazione. Sono anche pronto a un'obiezione, ovvero vi sto mostrando un'immagine sportiva, quindi immagino che voi pensiate, è prossima alla prima immagine, quella della corsa, non a quella del buffet. In realtà non è così. Queste sono le qualità essenziali per chi si approccia ad un buffet. Da qui, volete dirmi che non emerge consapevolezza del sé, cioè sapere cosa andare a prendere un buffet è fondamentale. Sono situazioni in cui si sfidano sempre i propri limiti fisici. Altra immagine. Emerge costanza e tenacia. Sono sicura che tutti voi avete fatto un quarto d'ora di fila per prendere un bicchiere di vino e un pezzo di pane, in dubbio. E infine, immagine che un po' le caratteristiche le riassume tutte quante, è le tre grazie. Da qui emerge determinazione, molta determinazione e coordinazione, e sia coordinazione individuale, perché bisogna passare con la forchetta nelle braccia altrui, prendere la fetta di mortadella, riporla sul piatto senza farla cadere, e coordinazione anche con il compagno con cui per esempio siamo andati all'evento, perché immagino che una situazione di questo tipo l'avete vissuta. Io vado a prendere il vino, te vai a prendere i formaggi, te vai a prendere qualcos'altro, poi ci troviamo lì e così investiamo bene il nostro tempo. Allora, bene, tutto questo mi serve per farvi capire che ci sono queste qualità che servono, sono essenziali, perché, tornando alle immagini iniziali, ci stiamo approcciando a quello che è un vero e proprio assalto. Nel primo caso l'assalto è al traguardo, nel secondo caso l'assalto è al buffet. Ma c'è una differenza fondamentale tra queste due immagini. Nel primo caso motivazione e obiettivo coincidono, quindi il corridore sa dal primo momento in cui si è legato le scarpe che è lì, il suo motivo è il traguardo, il podio. Nel secondo caso invece c'è uno scollamento individuale fortissimo tra motivazione e obiettivo. Le persone che sono lì non stanno pensando né al matrimonio, né alla mostra, né a qualsiasi altro evento per cui sono stati invitati. Stanno solo pensando a mangiare. Ed è in questo frangente di ricerca che si inserisce il progetto, l'idea creativa Food App.
Allora, tutto questo che vi ho raccontato in modo ironico è perché sono consapevole che quando si parla di cibo c'è qualcosa proprio più forte di noi, è un istinto, non si può fermarsi, cioè è legato alla memoria atavica molto probabilmente. E allora dico io, ma perché non trasformare questo agonismo culinario in qualcosa di più con un presupposto culturale? Vi faccio un esempio, io sono critica d'arte e curatrice, per cui le vedo spesso queste situazioni. Inaugurazione di una mostra, vernissage, da una parte c'è la mostra, dall'altra parte c'è il buffet, due momenti completamente scoordinati sia dal punto di vista contestuale che dal punto di vista concettuale. Addirittura ci sono le persone che vanno alla mostra per passare direttamente al buffet. Allora dico, no, visto che il cibo è un linguaggio universale, compreso da tutti, è istintivo, per cui a tutti sono attratti, perché non far sì che questo momento del buffet possa raccontare qualcosa di più sulla mostra? In fondo l'idea, il progetto ha l'ambizione solo di regalare un punto di vista in più al fruitore dell'evento. Dice Robert Pirsing, e mi piace molto questa frase, dallo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Prendiamo una manciata di sabbia dal mondo delle percezioni e le chiamiamo mondo. Beh, allora con Food App io voglio regalare a tutti quelli che parteciperanno a un evento qualche granello di sabbia in più, perché d'altronde abbiamo 5 sensi, ma quanti ne usiamo effettivamente per percepire, per giudicare? Spesso ci fermiamo solo ed esclusivamente a quello che vediamo. Beh, ne abbiamo altri 4. E il gusto per Food App è fondamentale. E il convivio, no? Perché questi momenti sono momenti conviviali. Mi fermo sulla parola convivio. Dante, già nel 1300, all'inizio, impostò quest'opera, che era una dissertazione filosofica, culturale, di 15 trattati, impostando i temi come fossero una mensa. Beh, cosa significa? Anzi, che cosa avvalora all'interno del discorso che vi sto facendo? Che il cibo è cultura e lo è la sua fruizione. Non a caso, un'altra metafora, quotidianamente diciamo nutrire le proprie menti o nutrire le menti. Beh, come fa allora Food App a nutrire le menti? Utilizza un valore che è il valore estetico, estetica, dove la parola estetica è proprio presa nell'accezione etimologica dal greco aiesthesis, percepire con i sensi. Che poi la parola sia di ambito comune nelle arti visive, anzi è la filosofia dell'arte, ben venga, infatti Food App ha proprio rubacchiato dal sistema dell'arte il suo motore per creare, per dare nutrizione alle menti. E ci affidiamo, quando parlo al plurale perché siamo in 3, ci affidiamo a una disciplina artistica che è l'happening. E spiego 2 minuti che cos'è l'happening, perché allora avete capito come funziona Food App. È una disciplina recente, l'happening, della metà degli anni 50, che concentra tutta la sua attenzione non sull'oggetto fisico in sé, quindi non su pittura, scultura o fotografia, ma sull'evento che sta per capitare. E si badi bene, non sull'evento come potrebbe essere una rappresentazione teatrale in cui vado, mi siedo, osservo, no, su un evento che esiste perché io, fruitore, vi partecipo. Cioè è come se l'artista, un artista di happening, avesse creato una bomba con una miccia. Però la miccia la deve accendere lo spettatore, altrimenti l'evento non esplode, non funziona. E da qui potete capire anche cosa significhi la motivazione del nome Food, che non ha bisogno di spiegazioni, ed App, che è la troncatura di happening. Poi la polisemia è meravigliosa, per cui App può diventare happy, che è il nostro mood, infatti vi ho fatto iniziare con un gioco. App come aperitivo, l'espressione massima della convivialità contemporanea. E App come appetito, che in origine appetito significa proprio aspirare a. E quindi raccoglie le finalità dell'arte, del cibo e di Food App. Tra i tanti eventi che abbiamo fatto, ve ne voglio raccontare uno che ha avuto discreto successo e che forse è il più esemplificativo. Vi parlo del sapore dei colori, pensato e realizzato per l'inaugurazione della mostra di Matisse a Brescia. Allora vi faccio vedere proprio come funziona a tavolino. Mi siedo con i miei colleghi. E la domanda è, ok,
Che cosa è Matisse per il pubblico? Cioè, non per me che sono critica d'arte, per cui vado a vedere anche il dettaglio, il pelo sull'uovo di Matisse, ma per la larga massa che andrà a un buffet, per la larga massa che frequenta il buffet soprattutto, meglio dire. Che cosa è Matisse? Beh, Matisse è colore nell'immaginario collettivo. Ok, allora come possiamo tradurre il colore in aspetto culinario? Il risultato è stato questo. Il risultato sono stati dei tubetti di sapore, dove il rosso era la crema di gaspaccio, via discorrendo con la mousse di mortadella, l'aceto balsamico, la crema di parmigiano e la crema di zucca. Il tutto concepito in un allestimento che riprendeva contestuale, quindi abbiamo trasformato la sala in una sorta di tavolozza dove ad ogni colore corrispondeva un sapore. Da una situazione iniziale quindi di questo tipo siamo arrivati ad avere delle vere e proprie tavole cromatiche. Ok, mi direte, come funziona? Beh, funziona così: vuoi mangiare pane e mortadella? Prendi la tua fetta di pane, prendi il tubetto rosa, buchi il tubetto e spremi il tubetto. Vi assicuro che all'inizio tutto questo ha creato un forte impasse, un po' perché siamo in un museo, per cui non si sa mai quello che si può toccare, non si può toccare, il discrimine. È un po' perché è una situazione fuori dal normale, cioè non, assolutamente non è usuale fare avere un approccio del genere in un aperitivo, soprattutto in un aperitivo istituzionale come era una mostra, come era la mostra di questo tipo. E funzionava esattamente in questo modo. Questa immagine, fra l'altro, è esemplificativa del concetto di innovazione, cioè dove sta l'innovazione in FUDEP? Parto allora dalla definizione che ne diede Schumpeter, che è il primo teorizzatore dell'innovazione. Dice: l'innovazione è la combinazione di elementi preesistenti. È chiaro che io non ho inventato né la fragola né l'aceto balsamico, ho però proposto questa combinazione innovativa. A scorrere adesso vi faccio vedere l'immagine, io vi sollecito, guardate, non guardate i tubetti che tanto li avete già visti, guardate le espressioni, guardate il volto, guardate le emozioni che emergono dalle immagini. Questa signora qua si vede dall'abbigliamento, non ha mai spremuto un tubetto di colore in vita sua, meno che meno di sapore. Vi assicuro, ma ve lo assicuro, che quel giorno si è sbizzarrita. Altra immagine, qui non posso fare a meno che citare Aristotele. Nella Metafisica dice: lo stupore è la prima forma della conoscenza. Beh, allora a questo punto penso che l'obiettivo di FUDEP sia stato pienamente raggiunto. Ancora, vado veramente, vi sollecito a guardare l'espressività. Questo è un momento conviviale, un vero momento conviviale, convivere, vivere assieme una situazione. Questo è l'happening, in questo momento state proprio vedendo che cosa mette in moto un happening rispetto a una situazione individuale che pensa a prendere il proprio piattino e a mangiarselo per sé. Gli happening sono imprevedibili, ovvero io inscena un meccanismo che però non posso sapere le reazioni del pubblico e quindi non so mai come va a finire un evento e non avevo di certo pensato che un tubetto potesse fare una fine del genere, insomma essere apprezzato talmente tanto. E il volto mi dà parecchia soddisfazione. Questa immagine di soddisfazione me ne dà doppia. Anzitutto perché siamo di fronte a Giancarlo Galan, all'epoca ministro della cultura, insomma, che vi faccio vedere l'immagine dopo, l'ha proprio assaporato con piacere. E poi perché mi sembra di ricordare che sempre nel frangente di quella parrocchia qualcuno avesse detto che con la cultura non si mangia. E quindi, insomma, a confutare, visto che ce n'è bisogno, di idee e passione per cambiare le cose, cominciamo con un'immagine di questo tipo per confutare queste dicerie vane, fra l'altro. Vi vorrei salutare infine con un'immagine, con una citazione che riassume proprio quella che è l'anima, il cuore e le intenzioni di FUDEP.
Se la fame e la sete sono gli impulsi primitivi dell'uomo nella bestia, l'associare tali impulsi a valori estetici è servire la causa della cultura ben più efficacemente che le noiose e oziose dissertazioni morali e filosofiche. Volete sapere chi è? No? Sì? Gabriele D'Annunzio. Grazie.